Giuseppe Lorin, dopo aver studiato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, si è specializzato all'International Film Institute of London con Richard Attenborough. Laureato in psicologia all'Università di Roma La Sapienza, si è specializzato in pubblicità e marketing presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. È docente di interpretazione con il metodo mimesico e edizione interpretativa. È giornalista pubblicista e collabora con varie testate giornalistiche online e cartacee. Ha vinto diversi premi e riconoscimenti. Ha pubblicato il manuale di dizione Nicola Pesce 2009, Da Monteverde al mare, Davide Matthaus 2013, Tra le argille del tempo, Davide Matthaus 2015, Roma i segreti degli antichi luoghi, Davide Matthaus 2016, Roma la verità violata, Alter Ego Edizioni 2017, Transtiberim, Trastevere il mondo dell'oltretomba, Biblioteca Edizioni 2018. Transtiberim, Trastevere il mondo dell'oltretomba, il tuo libro che parla di Roma come gli altri precedenti, come si è sviluppato in te questo interesse per Roma? Il mio interesse per Roma, la città dove sono nato, si è sviluppato gradualmente negli anni. Avendo genitori non di Roma, mio padre di Padova e Venezia, mia madre di Capua e Napoli, quando venivano a trovarci i parenti dal nord e dal sud Italia, mia madre, avendo da sbrigare le faccende domestiche per l'accoglienza dei parenti, delegava me, che avevo una decina d'anni, per portarli a visitare Roma, città unica nel suo genere. Poi negli studi superiori con la professoressa di storia dell'arte si andava il sabato in giro per l'URSS a conoscere nello specifico i posti storici degli eventi che hanno reso insuperabile questa nostra Roma. I sentimenti che mi legano a questi luoghi spaziano dai ricordi a momenti quotidiani di emozioni, a volte dovute a profumi, a voli improvvisi o di pappagalli verdi che ormai a migliaia colorano i parchi della capitale d'Italia. A ricordi che all'improvviso si fanno vivi solo a vedere un volto che ne ricorda un altro, un gesto affabile nei miei confronti. Sinceramente mi emoziona e nel contempo mi meraviglia, specialmente se viene da persone che non si conoscono.